Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati nell'unico, vero e originale Robby Mello 81 Mod News, diffidate dalle imitazioni. Amici, è stata una settimana a livello di mod un po' moscetta, però è stata la settimana che ci ha dato una conferma grossa a livello di Farming Simulator 25, anche se non ufficialmente, ma ormai insomma è il segreto di Pulcinella, come si dice. E inoltre sono iniziati i factsheet, finalmente i factsheet, anche se il primo è stato un po' moscetto perché basato su mezzi che abbiamo già visto. Ma detto questo, io direi di cominciare la nostra avventura. Prima però vi ricordo sempre di lasciare un bel likeino, iscrivervi, commentare e attivare la campanellina. In descrizione i miei social, la mia piattaforma Viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis aiutando e sostenendo il mio canale. E inoltre amici, la mia affiliazione Giants, se siete da PC e volete aiutarmi a raggiungere la partner oro, vi ricordo che potete farlo acquistando, preordinando Farming Simulator 25 o dai miei link qua sotto, oppure inserendo, quando vi verrà richiesto, il codice partner Robby Mel, tutto in grande, senza 81, tutto attaccato, Robby Mel. Grazie a tutti quelli che acquisteranno e che stanno acquistando il gioco dai miei link. Questo mi permetterà di raggiungere la partner oro, il che significa più importanza, più anteprime, più rilevanza all'interno del mondo della Giants. E finito l'intro, ragazzi, doveroso per me, importantissimo, possiamo iniziare. Iniziamo dando prima uno sguardo alle mod, a mio parere, più interessanti uscite in questa settimana, poi andando a vedere Mamma Giants che cosa ci ha proposto, e poi andando a fare un girettino sui social dei modder. Quindi iniziamo. Cominciamo con le mod. Se siete da PC avrete notato che ieri è uscita la Terra Life Plus o Plus, chiamatela un po' come vi pare. Che cos'è questa mod? Questa mod è praticamente una mod che va ad aumentare il realismo. Vi cambia veramente tutto, vi cambia i calendari di semina, vi dà la possibilità di gestire gli animali in una maniera molto più realistica, aggiunge molti più stadi di crescita alle colture, suddivide i giorni e le settimane in maniera differente, gli animali vanno nutriti in una certa maniera. Insomma, diciamo ragazzi, è una specie di Mice Plus, però molto 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 più complessa. La mappa richiede, la mod richiede per funzionare altre 6 mod, tra cui 3 della Terra Plus, ma poi anche la Production Revamp, l'Expandable Pasture, sentite che è inglese, Pasture, e la Precision Farming. Quindi dovete per forza giocare con la Precision con questa mod. Se noi andiamo a vedere le mod, vedete che sono ben 4 le mod della Terra Plus, perché sapete che adesso non si sa più, con questo inglesismo non si sa più se Plus, 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 chiamatelo come vi pare. E soprattutto ragazzi, questa mod funziona soltanto sulle mappe appositamente preparate, quindi non è che potete prendere sta mod e la giocate dove vi pare a voi. No, i mapper devono preparare comunque il gioco, la mappa a questa mod che va a stravolgere un po' tutto il modo di giocare. E come vedete, insieme alla mod sono uscite 4 mappe preparate, che sono queste qua, tra cui la Palegnier, la Holzer e vabbè, poi queste, la Eiffel e Somewhere in Turingia, vabbè, insomma sono queste 4 mappe qua, voi non fate caso alla pronuncia. Ora, piccolo appunto assolutamente personale, a mio parere, a parte che secondo me è uscita un po' troppo tardi, capisco che dietro c'è stato tanto lavoro, tanto, soprattutto poi nel volerla fare uscire sul modab ufficiale, il che significa dilungarsi tanto con i test Giants, eccetera, è veramente un lavorone questo, è una signora mod, tanto di cappello, però a mio parere è uscita un po' troppo tardi. E poi ragazzi, è veramente molto complessa. Io non ho molto tempo da dedicare a una mod del genere,
e soprattutto ad approcciare il gioco in una maniera del genere, perché noi che facciamo i content creator dobbiamo sempre portare cose nuove, velocizzare un po' i gameplay. Questa invece è una mod che rallenta molto. Io la consiglio solo a chi veramente è patito di agricoltura, è molto esperto, e soprattutto per quelli che cercano un realismo estremo, perché qui veramente andiamo sul realismo estremo. Per me non è una mod per tutti. Ecco, io ora non sono, molti colleghi sicuramente sono amici di questi modder o comunque stanno in contatto, no, con Farming Agency, che sicuramente ha mandato loro dei PDF con tutte le spiegazioni, eccetera, eccetera. Per noi comuni mortali che ci dobbiamo trovare tutte le cose, dobbiamo fare tutte le cose da soli, sarebbe impossibile mettersi qui e cercare di capire sta mod senza comunque una guida, no? Un qualcosa, un file, qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi io personalmente non ho proprio il tempo necessario per fare una roba del genere, ma ci siamo già accordati con il mio amico Samu Mila, molto probabilmente usciranno un po' di video, sono cose che faremo in live sull'altra piattaforma, ma che io ricaricherò qua. Cercheremo di capire piano piano in live questa mod e poi ricaricherò un estratto di tutto, ci faremo dei video, quindi usciranno delle puntatine piano piano per cercare di capire questa Terra Life. Sempre tutto ammesso che Samu Mila abbia tempo, tutto dipende sempre dal tempo suo, perché il mio, ragazzi, con le live della mattina e live del pomeriggio, prepara video, registra video, fa video, è impossibile che io abbia tempo da dedicare a questa mod. Quindi vediamo un attimino. Comunque, ecco, mi sono voluto prendere 5 minuti per parlare bene, per cercare di spiegare, di far capire un pochettino il minimo su questa mod. Poi vi consiglio questa bella imballatrice Lizard Z263, sicuramente chiamata Lizard per problemi di brand. Non so che cosa sia a livello di brand, non ne ho la più pallida idea, però è bellina, soprattutto dedicata a tutti quelli che giocano le mappe old, le mappe vecchie, e che amano questo tipo di imballatrici vecchie, cioè che avevano questi nastri così, veramente molto 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 patatina e molto carina, ve la consiglio. Poi il modder Arek ha fatto uscire la New Holland TC Pack, contenente appunto la Trebbia TC4 da 175 cavalli e la TC5000 TC5 da 175-258 cavalli. E poi, come vedete, abbiamo un botto di configurazioni: TC490, TC50-60-50-70-50-80, TC570, TC580, TC590. Quindi, insomma, per chi ama questo tipo di trebbie, la New Holland, queste trebbine qua, è uno spettacolo. Se siete da PC è compatibile anche con la Simple IC di Vertex, quindi tanta roba. E c'ha anche il suo pacchettino di lame, la lama questa qui, New Holland High Capacity 720GG Headers Pack, ecco qua, che contiene lame da 3,96 a 4,57, sono queste due lamettine qua. Ragazzi, io personalmente non ho visto altro di interessante per quanto riguarda il mod hub ufficiale in questa settimana. Mamma Giants invece ha dato il via, come abbiamo già detto, ai factsheet. E qui, ragazzi, abbiamo fatto due video, oltre a quello dei factsheet, in cui praticamente abbiamo la conferma dei piselli come nuova coltura. Perché? Perché Giants ci ha messo in bella vista qui la raccoglitrice per i piselli, questa qua che potrebbe al primo sguardo ingannare, potrebbe sembrare la raccoglitrice per gli spinaci, in realtà è la raccoglitrice per i piselli. Ci ho fatto un video specifico, dove siamo andati a vedere ogni minimo particolare, ve lo lascio qui nella i nel box informativo, e soprattutto ho fatto un video dove la Giants ci spoilera addirittura i piselli al Gamescom, mentre che un ragazzetto cammina nella prova del gioco capita proprio su un campo di piselli. Quindi vi lascio i due video dedicati ai piselli qua in descrizione, se ne volete sapere di più andate a recuperarveli. Qui parliamo più che altro del factsheet. Purtroppo, come tutti i factsheet all'inizio, i primi due o tre factsheet sono sempre di mezzi già visti e rivisti. Infatti qua vediamo il Valtra S-Series e il Brantner.
Tra l'altro del Valtra vediamo che ci saranno le configurazioni motore da 280 a 420, un gran signor trattorone. Ci fanno vedere il Merlo, già avevamo visto il Merlo MF 44.9 CS, questo trattore telescopico del brand appunto Merlo, che sarà un nuovo brand di Farming 25. Vediamo la raccoglitrice appunto degli spinaci della Oxpol, la MKB4TR, e poi infine vediamo l'Iseki, che come ho letto nei commenti qualcuno ha scritto ma c'era sul 22, no, è un altro modello quello del 22, questo è un modello più nuovo, questo è appunto il TJV che è 1233, ora qua non leggo, non mi ricordo, però è un modello diverso da quello del 22, e questo più o meno è tutto quello che vediamo dal factsheet. Come vediamo le colture sotto, queste sono tutte i field type, diciamo, che noi avremo nel gioco, e sono tutti quelli che abbiamo già visto, tutti quelli del 22. In aggiunta abbiamo i due tipi di riso, gli spinaci e poi due punti interrogativi. Secondo me uno saranno i piselli, l'altro ancora non lo sappiamo. Mirtilli? Staremo a vedere. C'è chi dice che i mirtilli potrebbero essere papabili. C'è anche chi aspetta i pomodori, ma secondo me i pomodori per Giants ci sono già nel gioco. Pomodori e fragole sono quelli messi nelle serre. Non credo che Giants vada a mettere anche quelli da campo. Credo che loro, più che una ripetizione, una cosa doppia, un doppione, vadano a cercare cose nuove, no? I pomodori, dice, ve l'abbiamo dati, ve l'abbiamo messi in serra, che cacchio cercate? Sicuramente, a mio parere, è molto più papabile che siano mirtilli, anche perché stanno puntando molto su Oxbow, e Oxbow comunque fa anche raccoglitrici di mirtilli, soprattutto in Asia, mappa asiatica. Poi ne faremo un video comunque su sti mirtilli. E questo è tutto. Per quanto riguarda invece il mondo dei modder, ne abbiamo già parlato in settimana, la mappa di Celobuchi, la mappa bosniaca è pronta, è stata mandata a Mamma Giants, ora ci sono i test. I test sono minimo 16 giorni d'attesa e poi prendono in considerazione la tua mod, la testano e lì passano altri giorni. Se qualcosa non va, viene rispedita al mittente e lì ripassano giorni, quindi... Per questo che vi dico, non vi aspettate la mappa di Celobuchi domani mattina, perché secondo me almeno un mese e qualcosa dovrà passare. Abbiamo visto che ci saranno queste serre con pere, prugne, mele e zucche, ci saranno quindi produzioni legate a questa robina qua. Insomma, la mappa, ragazzi, è una signora mappa, sarà una mappa basata su allevamento e silvicoltura, le due cose principali. Ci saranno produzioni proprio fatte apposta per la mappa, quindi non vedremo edifici già visti e rivisti da altre parti. Insomma, c'è molto hype per questa mappa, io l'aspetto perché ci voglio assolutamente aprire una serie che poi ci accompagnerà a Farming 25. E infine anche Black Sheep ci lascia col botto, lascia FS22 col botto, perché come vedete sta facendo anche lui un trattore telescopico, cioè con l'attacco a tre punti dietro, il 3400 della John Deere. Anche questo avrà, come vedete dall'immagine, la PTO, tutto quanto, un po' come il Merlo. Bella, bella, bella. Anche questa è mandata a Giants, se non erro, e anche questa avrà i suoi 16 giorni, test, eccetera, eccetera, quindi non ve l'aspettate proprio per domani mattina, insomma, ci vorrà un pochino anche per questa qua. E questi saranno gli ultimi colpetti di Farming Simulator 22. Amici, mi fermo qua, non c'è molto altro da dire, è stata una settimana un po' così, però perlomeno sono iniziati i factsheet, così sappiamo che tutte le settimane avremo qualcosa di cui parlare, perlomeno nel fine settimana. Speriamo di vedere altre indiscrezioni, altre bombettine, altre cose. Noi siamo sempre qua pronti, vigili, voi attivate la campanellina, rimanete iscritti, mi raccomando, perché così non vi perderete nulla. Del resto, chi segue Robbimello è sempre informatello, ragazzi. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!